Massimo sforzo di questi giorni che ci separano dall'appuntamento importante dell'Assemblea nazionale sarà già lavorare per la massima unità di questo partito. Lo dicevo già ieri sera, la responsabilità che sentiamo è proprio quella di tenere insieme questa vitale, vivace comunità democratica, avere cura da custodi della sua storia, dei suoi valori, proiettarli al futuro di fronte alle sfide nuove e cruciali per il futuro del Paese e non solo, anche dell'Europa. E naturalmente, mentre teniamo insieme questa storia, teniamo insieme anche le culture che hanno forgiato questo partito. Io sono una nativa democratica, è il nostro tempo, abbiamo finalmente detto. Siamo già figlie e figli delle culture ibridate che hanno fatto la storia di questo partito, e quindi riuscire a tenere insieme è per noi fondamentale oggi, che c'è bisogno di lavorare tutte e tutti per il rilancio, per la risalita, per rialzare la testa, per dare il nostro contributo, per organizzare l'opposizione sia in Parlamento che nel Paese, naturalmente. Ecco, da questo punto di vista è chiaro che tenere insieme la comunità è fondamentale, e senza più rinunciare però ad una linea politica chiara, comprensibile, che è quella che ieri le persone che sono venute a votare alle primarie hanno deciso di premiare, di scegliere, di partecipare. Ecco, e quindi questo sarà, diciamo, il nostro sforzo già in questi primi giorni di lavoro, in cui, come dicevo prima, ci confronteremo già su alcune scelte molto importanti che segnano anche il nuovo metodo di cui spesso ho parlato, un metodo condiviso, no? Un metodo plurale. Questo per me è fondamentale, è il modo in cui ho sempre lavorato, è il modo in cui ho intenzione assolutamente di continuare a lavorare da oggi per il Partito Democratico. Grazie.